loro sono state, diciamo, delle preziosissime, come si dice, informatrici della tradizione. Sono state delle vere e proprie nonne per me e Silvano, e ci hanno semplicemente trasmesso il loro amore per i canti tradizionali. Tra questi ce n'hanno cantato uno che niente, ci parlava di tutti i morti che ci sono stati nella famosa battaglia di Monte Cassino, e piangevano e ci dicevano che erano morti tedeschi, e a volte si confondevano. Erano morti tedeschi, italiani, non sapevano neanche, piangevano però ancora alla loro alla tenera età di 80 e 85 anni. E noi abbiamo chiesto: ma perché? In fondo sono venuti a liberarli, e loro ci hanno semplicemente detto, ci dicevano: questi per noi sono tutti figli di mamma, perché erano giù. Quando Badoglio fece l'armistizio e tedeschi se ne scapparono, e a Cassino si son fermati per combattere per morire, e a Cassino si son fermati per combattere per Thank you.